e l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Siamo con una componente della Pro Loco, la signorina Clara. Piacere. Clara, questa sera voi avete organizzato come Pro Loco questa conferenza sul clima. Allora, abbiamo fatto questa rassegna culturale per l'inverno. Siamo partiti con diverse conferenze, spettacoli e anche teatrali che hanno come punto principale appunto la cultura. E, tra cui abbiamo scelto appunto Luca Mercalli perché pensiamo che sia molto importante per il territorio parlare del cambiamento climatico, della situazione in cui ci troviamo e come Pro Loco pensiamo che sia fondamentale sia per le persone del territorio sia per chiunque insomma, è interessato a questo argomento. Credo sia importante approfondirlo con chi davvero ne sa e è del settore, ecco. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. Il riscaldamento globale, effetto serra, CO2, sono ormai termini che sono entrati nel lessico quotidiano, nel discorrere fra amici, nell'ascoltare le notizie via cavo, nel parlare di questi argomenti a scuola. Ne parliamo questa sera, una serata dedicata ai cambiamenti climatici, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione della Fondazione Caterina Dall'Aro. Un saluto di benvenuto quindi ad una platea così vasta e naturalmente al relatore. Il relatore che è molto noto della televisione, non solo molto noto ma anche apprezzato, meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e presidente dell'Associazione Italiana di Meteorologia, quindi un personaggio, magari possiamo accoglierlo con un applauso. Questa sera lei tiene appunto questa riunione, questa conferenza per parlare appunto dei cambiamenti. Ci può spiegare qualcosa? Intanto io non farò altro che riportare quella che è la voce condivisa della scienza internazionale. Ormai non è che uno fa studi di per sé e capisce tutto, la scienza è un processo collettivo, quindi ci sono migliaia di studi sul clima in tutto il mondo che purtroppo però sono poco conosciuti o addirittura osteggiati o che non vengono utilizzati poi nella gestione della nostra società per fare le scelte più opportune del futuro. Quindi io mostrerò proprio a che punto siamo con il problema climatico, di cui cominciamo anche a accorgerci come persone normali, perché la siccità di quest'anno ha colpito tutta la pianura padana e il Po non è mai stato così secco come nell'estate del 2022. Adesso è inverno ma l'acqua non è ancora arrivata e rischiamo di fare una seconda stagione critica per l'acqua. Le temperature sono in aumento, i nostri ghiacciai sulle Alpi si stanno ritirando, i mari aumentano di livello perché i grandi ghiacciai della Groenlandia fondendo vanno dentro e alzano il livello degli oceani. Insomma, ci sono già tanti sintomi di un cambiamento che era stato ampiamente previsto 50 anni fa. E adesso se vogliamo curarlo, se vogliamo curare questa malattia, bisogna darsi da fare, bisogna inquinare di meno. Quindi per il futuro i progetti che ci sono, si parla di inquinamento, per poter risolvere perlomeno in parte questo problema? L'accordo di Parigi è proprio il quadro internazionale che dovrebbe regolare questa famosa decarbonizzazione, cioè passare dal petrolio, dal carbone, dal gas alle energie rinnovabili, essere più efficienti, cioè abbattere gli sprechi a partire dalle nostre case, dai trasporti, passare alle auto elettriche. Insomma, c'è veramente una rivoluzione da fare. Avremmo potuto cominciarla 30 anni fa, non l'abbiamo fatto e adesso siamo in ritardo, è questo il problema, perché avessimo un tempo
indefinito davanti, uno dice vabbè, aspettiamo quando saremo pronti, invece purtroppo questo tempo non c'è, perché il cambiamento climatico segue poi la sua strada, è come una malattia, c'è un momento per fare la prevenzione, se lo manchi dopo la malattia va avanti, se non la curi. E adesso siamo diventati 8 miliardi su tutto il pianeta e direi che più che fare la transizione energetica ed ecologica litighiamo come in un condominio. Dottore, se non si riuscirà a breve termine a fare tutto questo per bloccare l'inquinamento, cosa ci può aspettare in futuro? Purtroppo chi se la vedrà brutta sono i nostri giovani, i nostri figli e nipoti, perché i veri problemi climatici emergeranno sempre di più nei prossimi decenni, fino a portare un pianeta invivibile. E il tentativo oggi di agire è proprio quello di arginare almeno lo scenario peggiore. Speriamo proprio di riuscire, perché altrimenti si prospetta un futuro molto molto brutto. Difficile, perché ovviamente siamo tanti, le risorse sul pianeta non sono infinite, già ci facciamo un po' la guerra oggi, pensiamo se una grande siccità estesa a paesi sovrappopolati manda alla fame l'India, per dire. Questo vuol dire migrazioni di popoli, ma non 100 persone su un barcone, poi diventano 100 milioni. Il mare che aumenta provoca l'emigrazione da grandi città costiere. Insomma, si rischia la destabilizzazione della civiltà. I problemi dei paesi poveri sono di un certo tipo, ma anche nei paesi ricchi occidentali, chiaramente, se abbiamo per esempio gli eventi estremi che diventano più frequenti, ne abbiamo visti quest'estate due significativi, l'alluvione delle Marche e quella di Ischia. Ora, un conto è averne una ogni 50 anni, ma se ce l'hai ogni anno la vita poi diventa difficile, i danni diventano troppo grandi, non riusciamo più poi a ripararli questi danni. Sì, ha perfettamente ragione. Comunque lei e sicuramente i suoi colleghi continuate questo studio, questa forma di... Continuiamo a cercare di informare e avvertire la società, la politica, l'economia che bisogna fare questo sforzo finché c'è ancora il tempo di ottenere un risultato. Ma se non riusciamo a fare niente entro i prossimi 5-10 anni, questo tempo non c'è più. A quel punto lì andiamo per lo scenario peggiore. Quindi c'è veramente una manciata di anni. Non che non avessimo avuto gli avvertimenti prima, è dal 1992 che potevamo agire. Perché le Nazioni Unite hanno fatto il primo trattato sul clima nel 92, sono passati 30 anni e non abbiamo fatto niente. Quindi è come non aver curato una malattia di cui il medico ti aveva detto fai la dieta, e sono 30 anni dopo ti dice guarda che adesso sei pronto per l'infarto. Quindi adesso veramente l'ultima carta da giocare è l'urgenza. Nel giro di 4-5 anni bisogna cominciare a dare una svolta, peraltro queste sono le strategie dell'Unione Europea, non ve lo dico io come cittadino privato. L'Unione Europea ha detto che entro il 2030 bisogna tagliare del 55% le emissioni di ogni cittadino europeo, ma è più della metà. Ma ci rendiamo conto? In 7 anni? E adesso abbiamo pure questa scellerata guerra che sposta tutto l'interesse, i soldi, quindi... Certo, continuiamo, ma io non posso dirmi ottimista in questo momento. Bene, dottore, la ringraziamo, anche se ci ha fatto una descrizione un po' tragica, perché il nostro futuro è tragico se è così. È tragico se non facciamo nulla, però avere la consapevolezza del rischio è la prima molla per darsi da fare. Certo, ha pienamente ragione, grazie. Arrivederci. Eppure il vento soffia ancora.